i voucher per il lavoro è una delle grandi battaglie condotte dal suo sindacato durante la sua segreteria, era proprio contro i voucher lavoro. Ripartiamo dal nostro servizio, Giada Valdannini. Il voucher precarizza il rapporto di lavoro, non offre tutele. Non precarizza nessuno, anzi cerca di dare delle opportunità ai lavoratori e alle imprese. Il ritorno dei buoni lavori, cosiddetti voucher, divide già. La novità contenuta nella manovra del nuovo governo riguarda agricoltura, ristorazione e lavoro domestico e funziona così. Io, datore di lavoro, vado sul sito dell'INPS, inserisco il codice fiscale del dipendente che andrò a assumere, inserirò la quantità di ore e lì otterrò i voucher. Se ha lo stesso valore che avevano i voucher fino al 2017, il valore del voucher sarà di 10 euro lordi e quindi di 7,50 euro netti. 2,50 euro verranno trattenuti alla fonte a titolo di IRPEF oppure IMSS. Poi alla fine sono tolti da mezzo perché non funzionavano. Furono tolti perché ci sono stati degli abusi da parte degli esercenti che per esempio dichiaravano che il voucher copriva 2 ore di lavoro, in realtà il lavoratore ne lavorava 8. Un lavoratore con un voucher, sì, è un lavoratore aggiornata, un lavoratore usa e getta. È uno strumento di flessibilità che deve garantire l'impresa e anche il lavoratore. Il voucher cosa nega al lavoratore? Nega una pensione adeguata, tutta una serie di garanzie in caso di malattia, di infortunio, nega un'integrazione sanitaria. Il lavoratore attraverso questo strumento agevole può essere assunto, lui può venire tranquillamente a lavorare da me, poi dopo può anche andare in un'altra azienda. Un'impresa può attivare un'assunzione anche per 10 giorni. Tu avevi lavorato con un voucher? Esatto. Sempre meglio di lavorare in nero magari, però meglio un contratto normale. Mia madre, prima lei lavorava ore e veniva pagata con i voucher, no? C'era la donna delle pulizie. Ed è fattibile poi alla fine. Ma per le famiglie che ingaggiano personale domestico qualche perplessità c'è. Il rischio è che si ritrovino alla fine con un'avvertenza sindacale in cui il lavoratore richiede per il tredicesima indennità di fine rapporto che non vengono erogate perché il voucher di per se stesso dovrebbe essere per un lavoro puntuale, occasionale, non è il caso del lavoro domestico.